Intanto buongiorno a tutti. Come tutti gli inizi sono sempre una festa. Intanto sono molto contento di ospitare questa conferenza stampa di apertura di questa nuova stagione nella sede municipale, perché ha anche un significato. Anche i messaggi, le location trasmettono dei messaggi. Il primo messaggio che c'è è una cosa della città che l'amministrazione condivide, e quindi ci sentiamo partecipi a tutti gli effetti. È un modo per dare anche il benvenuto alla nuova proprietà, al nuovo presidente con tutto lo staff tecnico. Ci siamo conosciuti da pochi giorni, devo dire ho avuto una buona impressione, poi molte volte si va a sentimenti, a pelle, a sensazione. Se il buongiorno si vede al mattino è una buona giornata. Ovviamente l'aspettativa è come quando si elegge un nuovo sindaco, ci sono tante aspettative, ci sono nuove speranze che anche il sindaco nutre. Qui c'è anche l'assessore allo sport, quindi per dare proprio peso e presenza significativa, per cui non è che debba dire tante cose, perché poi immagino non vogliate ascoltare il sindaco ma il presidente e chi seguirà. Quindi ecco, la mia introduzione è semplicissima, è proprio di benvenuto, di partecipazione, di appoggio, di vicinanza, riaffermando che Fano è comunque una bella piazza, calcisticamente parlando, è una piazza anche corretta, qui ci sono anche la rappresentanza del tifo che hanno sempre trasmesso grande affetto. E sono sempre stati in particolare sempre vicini nei momenti difficili e nei momenti belli. Ovviamente l'obiettivo è quello di mantenere i risultati ottenuti, perché lo dicevo nella conversazione, fra l'altro Fano è sempre stata, tranne qualche parentesi, sempre in Lega Pro, è una di quelle piazze insieme all'Ascoli, perché anche l'Ancona in realtà ha sempre militato tra i professionisti, quindi ovviamente l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre di più. Io mi fermo qua, non aggiungo altro, ringraziando ancora il nuovo presidente, sono convinto. Ah ecco, voglio ringraziare, mi sembra anche doveroso, il past president Gabellini, perché ho avuto modo di scrivere anche una lettera aperta di ringraziamento, perché mi sembra doveroso. Una città deve anche ringraziare quando si fanno degli sforzi importanti. È stato presidente per 9 anni, ha riportato in Serie C il Fano, e quindi penso che sia doveroso. Detto questo, mi fermo qua. La parola a chi seguirà. Allora, innanzitutto, buongiorno di nuovo, benvenuti e vi ringrazio per essere qui a condividere questo inizio. Per me è l'esordio assoluto, una conferenza stampa da presidente. Io vi chiedo e vi esorto ad accompagnarmi e sostenermi. Chiaramente sono aperto a qualsiasi domanda. Piccola e breve presentazione: a livello personale, io sono un imprenditore italo-canadese. Ho 52 anni, sono un uomo fortunato perché ho una meravigliosa famiglia, la mia compagna di vita, mia moglie è Cristiana, e ho 4 ragazzi, 4 figli. E nulla, le mie attività imprenditoriali si svolgono tutte quante all'estero. Ho delle attività diversificate, delle aziende personali e delle compartecipazioni con dei partner locali, sia negli Stati Uniti che in Messico. Cosa dirvi di più? Anch'io, per inciso, volevo innanzitutto ringraziare il sindaco Seri. Massimo mi ha accolto in una maniera, mi hanno accolto tutti in una maniera meravigliosa, come anche tutte le persone con le quali sono riuscito a interfacciarmi a Fano, ad iniziare dallo staff, per finire anche semplicemente alle persone che ho incontrato in strada oppure al ristorante quando siamo andati a mangiare una cosa. C'è veramente un'atmosfera di positività e, insomma, di voglia di rimettersi in gioco.
Scelta del Fano, che chiaramente poi voi farete tutte le domande di sorta, perché io sono un imprenditore, risiedo a San Benedetto e sono di origine sanbenedettese. È facile da dirsi, rimango un imprenditore, quindi mettere avanti il discorso che no, la passione per i colori granata è qualcosa che mi ha spinto a investire da mecenate, questo è assoluto, sarebbe un falso. Al contrario, noi abbiamo trovato nel profilo del Fano, per il suo blasone, per come è stato gestito fino ad oggi dal precedente presidente Claudio Gabellini, che è una persona squisita che non posso che ringraziare, perché è solo grazie a lui se ho l'opportunità di iniziare questa avventura qui. Dicevo, tornando a bomba, il Fano Calcio, l'Alma Juventus Fano, è il profilo di società perfetto per poter non iniziare, continuare sulla falsa riga della gestione oculata che c'è stata fino adesso, per poterle chissà dare quell'input, quella possibilità di evolvere e di svilupparsi fino non solo a radicarsi concretamente nel mondo professionistico del calcio, cosa che già è una realtà, ma magari con il tempo vedere di sviluppare un progetto che possa portarla a mete anche più importanti. Cosa succede? Per arrivare, io torno a parlare da imprenditore, per ottenere dei risultati, oggi come oggi, la via è duplice. La prima è questa, è la via della comunicazione, che passa per un'apertura e una relazione continua con tutti gli elementi che compongono il substrato sociale dove l'attività si svolge. La seconda, ça va sans dire, è il lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. Non possiamo tirarci indietro, abbiamo voglia di impegnarci, lo abbiamo fatto dal primo minuto in cui c'è stata l'ufficializzazione dell'acquisizione delle quote, e quello che sicuramente possiamo promettere, frasi già sentite, è che noi ci siamo, il progetto è triennale e faremo di tutto per portarlo a compimento. Per il resto non so cos'altro aggiungere, vi dico, siamo qui, adesso la parola andrà a coloro che concretamente metteranno in atto questo progetto che abbiamo, che sono il direttore generale Simone Bernardini, e per tutto quanto riguarda l'area tecnica a 360 gradi è il direttore Mauro Traini. Siamo qui, abbiamo già iniziato a lavorare e niente, attendo la vostra collaborazione, insomma la sinergia con il territorio e con tutte le sue componenti è fondamentale. Grazie e lascio la parola alla nostra addetta stampa. Mi unisco anch'io ai saluti e al benvenuto a nome anche dell'assessorato allo sport, al presidente, al direttore che è qui a fianco, e con continuità anche un rinnovato buon lavoro anche a Simone Bernardini, col quale abbiamo condiviso questi ultimi anni, e intraprendendo, risolvendo una serie di questioni che riguardano il Fano. E con piena collaborazione, quindi anche da parte nostra siamo già al lavoro, perché sapete bene che agosto è un mese dove il calcio non si ferma mai, c'è un grande lavoro anche dietro le quinte, so che si comincerà presto, l'ipotesi è un fine settembre per partire con il campionato, ma poi di questo ne riparleremo, e quindi davvero un rinnovo di benvenuto e di buon lavoro, e confermo che in questo primo incontro che abbiamo avuto assieme al collega anche vice sindaco Cristian Fanese è stata davvero un'occasione anche di ritrovato anche un ambiente davvero piacevole, per dove ci sono tutte le condizioni per lavorare bene insieme, quindi un buon lavoro e un benvenuti a Fano. Innanzitutto vi ringrazio per essere così, così numerosi, ringrazio anche
i gruppi organizzati che sono venuti, avevamo appunto su input del presidente, del nuovo presidente Offidani, dato la possibilità, nonostante le normative Covid, di essere presenti a un membro per gruppo organizzato, e quindi vi ringrazio per essere intervenuti tutti. E parlerò 30 secondi dicendo che dobbiamo ringraziare chiaramente chi ha preceduto il presidente Offidani, perché comunque ha gestito questa società in maniera impeccabile, risanandola finanziariamente soprattutto, e credo che sia stata una cosa molto importante, perché se il presidente Offidani ha deciso di venire ad investire su una piazza importante come questa, credo sia anche merito della gestione oculata che ha fatto il presidente Gabellini. Quindi ringrazio il nuovo presidente per avermi dato l'opportunità di proseguire un percorso gestionale e formativo, affiancandomi una persona esperta sotto il profilo tecnico. E ringraziamo chiaramente tutti quanti il vecchio presidente per aver dimostrato sempre grandissima serietà e oculatezza negli investimenti. Quindi lascio la parola adesso a Lara, che introdurrà Traini, che sarà il deus ex machina di tutto il discorso tecnico dell'Alma Juventus Fano. Con il calcio attuale, col calcio moderno, ci sono tante difficoltà per portare a fine stagione una squadra alla prossima iscrizione senza fronzoli, perché negli ultimi anni vediamo tante società che non riescono né a iscriversi e fanno danni veramente incalcolabili, quindi si perdono anche l'identità di città importanti. E quindi un ringraziamento sicuramente va a chi fino ad oggi ha gestito questa società con oculatezza e con senso civico e di responsabilità. Poi voglio ringraziare l'amministrazione comunale, a partire dal sindaco Seri, all'assessore allo sport, a Caterina, al vice sindaco e a tutti, perché veramente abbiamo avuto un'accoglienza importante, un'accoglienza che ci fa ben sperare per il futuro. E un collegamento forte, importante, una vicinanza con l'amministrazione può portare solo a frutti sperati da ambedue le parti. Per quanto riguarda il discorso del progetto che il Presidente aveva annunciato prima, è un progetto, come ha detto Gianrico, che va da 3 a 5 anni, è un progetto dove la prima finalità è quella del mantenimento della categoria, ovviamente soffrendo un po' meno degli ultimi anni, perché altrimenti ci comincia a far male, soprattutto per chi è tifoso, gli anni passano, il cuore ogni tanto. Quindi sicuramente sarà un'annata dove abbiamo già dimostrato che non abbiamo toccato quasi nulla, anzi se non nulla, perché siamo andati avanti con lo staff che ha brillantemente portato a termine una stagione con una salvezza veramente guadagnata sul campo. Quindi ringraziamo anche Marco Alessandrini, uno staff che abbiamo avuto modo di conoscere insieme al presidente, che il nostro direttore generale ha saputo cogliere e ha saputo plasmare, perché ce lo ritroviamo oggi. Quindi questa è la situazione dove se si vuol fare le cose serie bisogna farle in maniera pian pianino e con un po' di grano salis, perché altrimenti si rischia di smantellare tutto. Di solito quando si arriva una proprietà nuova via tutti, noi questo non l'abbiamo voluto fare, l'abbiamo fatto anche con i calciatori, confermando quelli che avevano il contratto e quelli che il mister ha richiesto, perché l'anno scorso si sono ben distinti. Avremo delle collaborazioni, una già in essere con l'Ascoli che dobbiamo ridiscutere, e un'altra con una società importante di Serie A. Quindi vediamo di poter chiudere queste cose, di allestire una squadra che ci dia la possibilità di ben figurare in questo campo, sempre rispettando quelli che sono, come dico io, i criteri e
economici e tecnici, perché non basta una cosa come non basta l'altra. Quindi dobbiamo guardare sempre tutte e due le situazioni, perché è vero dare un occhio al bilancio, che è importantissimo oggi, ma è anche vero che bisogna allestire una squadra che ci dia delle soddisfazioni. Io termino qui, sono a disposizione per tutte le domande che voi vogliate farmi e vi ringrazio ancora per l'accoglienza. Curriculum alla mano, promozioni per diverso tempo, insomma risultati importanti, le ultime annate un po' da rivedere, un po' l'anno del rilancio questo per lei. Beh, l'anno del rilancio, io 2 anni fa, non quest'anno qui, 2 anni fa, sono andato ad Avezzano, 11 punti in classifica giovedì andata, ne abbiamo fatto 34 giovedì ritorno con la salvezza, quindi al di là di questo. Poi ho sempre continuato a lavorare come ho fatto quest'anno come consulente per molte squadre, però effettivamente ci sono annate che vanno alla grande, come le 5 promozioni, ci sono annate che fai delle salvezze, ci sono annate, non sono mai retrocesso, che magari ci si aspettava di più, ma questo penso che sia poi nella logica di chi fa il nostro lavoro, che magari potessi sempre vincere, però Max, giusto, è vero così, ci sono delle annate annate, bisogna anche dire ci sono anche delle situazioni e situazioni. Io sono stato molto fortunato nella mia vita calcistica, perché ho sempre avuto la possibilità di lavorare in società blasonate, però che non c'erano tanti soldi, tranne per esempio Ancona con la famiglia Schiavoni, che c'erano grandi possibilità e anche lì è andata bene perché siamo saliti in C1, però diciamo che la mia fortuna è stata quella di poter lavorare su piazze dove bisognava essere bravi nella gestione e anche abbastanza bravi nel tecnico, però è vero quello che hai detto. Al direttore generale invece, prima c'era una figura che era un responsabile dell'area tecnica, adesso abbiamo un personaggio che è proprio di estrazione direttore sportivo. C'è il rischio che ora ci possa essere sovrapposizione di ruoli, mentre prima magari invece c'era proprio una piena collaborazione? Rispondo di no per un semplice motivo e te l'argomento. Io sono stato 2 anni qui a fianco del presidente Gabellini come direttore generale. In 2 anni io non ho portato un giocatore, quindi se non li ho portati con Bocchetti, che era un neofita in questo mondo, o con Giovanni, figuriamoci se posso portarli oggi che ci siamo dotati di una figura così importante a livello professionale. Max, ti rispondo anche. Io ho avuto la fortuna, inizialmente, quando ancora giocavo nei dilettanti, di conoscere Mauro Traini e la persona che lo ha finito a formare tecnicamente parlando, e collaboravo con loro in maniera, diciamo, ero un ragazzino, mi chiedevano di andare a vedere dei calciatori e devo dire che Mauro Traini è una persona che a livello tecnico credo che il presidente Offidani ha fatto veramente forse il miglior affare che poteva fare affiancandoselo nella guida tecnica. Quindi ti rispondo no, e vorrei un attimo spezzare una lancia in favore di Mauro dicendo che ha vinto un campionato ad Ascoli di C1, l'ultimo campionato che l'Ascoli Calcio ha vinto sul campo, perché poi gli altri li ha vinti non sul campo. Ha preparato la squadra che poi fu promossa in Serie A, portando Giampaolo, portando Barzagli, portando Quagliarella, portando giocatori veramente importanti. Poi ha avuto la fortuna di vincere a Chieti, ha avuto la fortuna di vincere a Treviso, è stato promosso ad Ancona, quindi nel calcio si dice pure che è un po' fortunato, no? Perché comunque è riuscito ad ottenere queste grosse promozioni. Però io che lo conosco da diverso tempo vi assicuro che tecnicamente meglio non ci poteva capitare. E quindi Massi ti rispondo no, non ci saranno sovrapposizioni, anche perché mi chiedeva consigli quando io ancora giocavo a pallone, figuriamoci se magari
non scambieremo delle informative oggi che lavoriamo finalmente insieme, perché avevamo già collaborato in altre società. Quindi la risposta è no. Ok? Nel momento che è uscito il suo nome, chiaramente come funziona oggi, tutti sul computer a fare le ricerche, no? E quindi c'è questa curiosità forte un po' da parte di tutti di questo collegamento tra lei e questa Life Quality Project. Quindi chiedo che connessione c'è, di cosa si tratta. Allora, la Life Quality Project in generale è un'associazione internazionale che è stata fondata da mio padre. E mio padre è deceduto il 27 di gennaio di quest'anno. E mio padre è una persona, è stato un personaggio molto particolare, perché da sempre ha dedicato la sua vita, oltre, non si sente? Ha dedicato la sua vita, oltre al lavoro, alla professione, anche a una ricerca personale interiore, come accade a moltissime persone in tutto il pianeta. E alla fine di questo percorso, o durante questo percorso, lui ha creato una specie di filosofia, una sintesi sincretica tra tutte le esperienze che aveva percorso e vissuto, e l'ha messa a disposizione di tutti coloro che fossero interessati a conoscerla. È una filosofia di vita, non ha nulla a che fare con una religione, non ha nulla a che fare con, chiaramente poi se ne scrive di tutto e di più, sette contro sette, quindi ne sono assolutamente dotto, siamo stati, dico perché anch'io sono andato a finire nel crogiuolo di questa situazione, anche indagati, molto molto semplicemente, tra l'altro io con la mia esperienza imprenditoriale, che ho maturato a fianco a lui inizialmente, perché lui è da sempre stato sia un funzionario di due compagnie assicurative importanti, una l'Empire Life in Canada e anche qui in Italia, abbiamo avuto la prima grande attività in Italia è stata un'agenzia plurimandataria assicurativa che faceva brokeraggio e assunzione di rischi industriali. Tardi anni 90 e 2000 sono riuscito a vendere i portafogli e ci siamo dedicati completamente all'attività di import-export che avevamo. Tornando a bomba all'associazione, praticamente la possiamo delineare come una consulenza anche, che viene fatta e offerta a tutti coloro che abbiano voglia, intenzione di approfondire questa tipologia di approccio che è, ripeto, una filosofia di vita. A questo punto io, con l'esperienza che avevo maturato imprenditorialmente, l'ho proprio organicata e l'ho trasformata dalle varie associazioni, c'era un'associazione internazionale che aveva ramificazioni e ogni paese aveva l'associazione civile in ogni paese per poter fare queste attività. Io l'ho organicata in maniera che diventasse un'attività commerciale. Nel senso che per poter fruire di queste consulenze le persone che si avvicinano pagano un fee che possa essere mensile, annuale, dipende poi da che cosa vogliono. Di che cosa si tratta? Chiaramente andiamo nell'ambito di quello che oggi come oggi viene riconosciuta come New Age, quindi tecniche di meditazione, ascolto di suoni, musica, la possibilità di creare delle sinergie tra le varie scienze esistenti, non quindi pseudoscienze una visione più olistica della vita. Ripeto, assolutamente disponibile, tra l'altro coloro che sono i depositari di questa legacy, di questa tradizione che si sta, siamo io e mio fratello. Una delle attività che abbiamo è negli Stati Uniti, si chiama Life Quality Project LLC e detiene il know-how di questa. Però questo per inciso è proprio così ed è una delle attività che io detengo, anche quella, parlando d'altro, immobiliare, di import-export, e quindi questo. Non so, qualsiasi altra delucidazione specifica in più, io sono assolutamente disponibile. Non è nulla di
di così particolare come chiaramente può sembrare. Noi siamo abituati, viviamo in Italia, c'è una lunga tradizione religiosa, cattolica, e sono le nostre radici, devono mantenersi, ma tutto ciò che io ho appena descritto non va contro la religione e il credo di nessuno, anzi, al contrario, chi sente questo impulso che viene magari di tentare di conoscere più, di conoscere se stesso, di sperimentare, magari può avere dei mezzi migliorativi per farlo, forse, poi è sempre all'esperienza personale quella che è molto, chiaramente questo rientra molto in un ambito intimo e personale di giudizio. Mi fa piacere che sia uscito immediatamente, perché sennò, perché chissà che cosa c'è dietro. Noi abbiamo acquisito martedì il 100% delle quote, e quindi abbiamo ottemperato a quello che era il discorso di accordo. Per quanto riguarda la sostituzione della fideiussione, è in fieri, nel senso che è stato dato mandato all'istituto di credito col quale collaboro, che è il Monte dei Paschi di Siena, che si sta adoperando per emetterla. Penso e spero che si possa fare addirittura nei primi giorni successivi al Ferragosto. In questo un inciso che faccio per tutti quanti: ho affermato e ho vari interessi economici, soprattutto all'estero, però questa avventura, diciamo, imprenditoriale peserà solamente sulle mie finanze personali, quindi da privato. Non saranno coinvolte, non vedrete apparire società contro società o apporti strani, perché tutto ciò che verrà utilizzato è mio patrimonio personale. Come persona fisica, scusate. Sì. Sull'Accademia, quando ne abbiamo parlato con Claudio ha espresso totale apertura nel continuare la collaborazione, però è una partita che è al di fuori. In questo momento, dal punto, se io le dovessi dire è nostra, no, non è nostra, però c'è l'auspicio assoluto di continuare la collaborazione. Cioè, questa è un'altra delle cose che sicuramente uscirà fuori dalla... L'acquisizione sicuramente è stata per l'Alma Juventus Fano, e il settore giovanile. Esatto, il settore giovanile, esatto. Questo sicuramente. Però è vero che questa è un'affermazione che fa chiunque entri nel mondo del calcio oggi, però è una realtà che è di primaria importanza la gestione e lo sviluppo del settore giovanile. Perché se no, signori miei, come già sapete benissimo, non lo deve insegnare nessuno, non se ne esce. Noi nell'ambito della programmazione che abbiamo fatto chiaramente un business plan, e l'abbiamo fatto, è vero che la speranza è che siano lustri e lustri che si seguano l'un l'altro, però abbiamo fatto un progetto concretamente triennale, e siamo ben consci che il primo anno ci sarà una perdita di esercizio certa. Cercheremo di contenerla, ma per far sì che alla fine dei tre anni questo progetto sia un progetto virtuoso, dobbiamo assolutamente lavorare sin da subito, da ieri, sul settore giovanile, concretamente e bene, sulla falsariga di quello che è stato fatto finora, ma sicuramente dando anche maggiore impulso, se possibile. In questo senso penso che sia fondamentale la collaborazione con l'amministrazione, perché qui la nota carente, ma è trentennale, penso, insomma, forse anche di più, è l'impiantistica sportiva. Le strutture. Sì. Allora, io dico chiaramente, qui abbiamo iniziato veramente, con Massimo ci siamo conosciuti tre giorni fa, però le voglio affermare con forza una cosa: io ho frequentato situazioni istituzionali anche a livello internazionale. Non è semplice, non è facile incontrare la disponibilità che ho incontrato qui. Lo voglio riaffermare con forza, non per mettere chiaramente in imbarazzo il sindaco qui presente o l'assessore allo sport. È stato un moto positivo da parte loro di dire: ok, ci siamo, mettiamoci a tavolino e vediamo di incontrarci secondo quelle che sono le esigenze bilaterali, chiaramente, non è che adesso arriviamo e è tutto gratis, allora investite qui, ne siamo consci,
però già il fatto stesso di mettersi a disposizione per discutere come migliorare lo status quo, questo per me è un valore aggiunto enorme, enorme. Volevo fare il doppio inciso su quello che aveva domandato al nostro direttore generale. Io per formazione credo fortemente nella diversificazione dei ruoli per competenza. Io chiaramente supervisionerò da socio finanziatore totale quello che accade, però non potrò, non voglio mettere bocca su ciò che per esempio il direttore Mauro Traini a livello tecnico mi suggerirà, a meno che non mi dica andiamo anche noi a cercare di comprare Ibrahimovic, beh, gli dico ok, va bene, chiamate 118 perché non sta bene, insomma, però se, quindi è stata una battuta un pochino per stemperare la situazione, però veramente non posso, io non ho competenze. Poi se mi dite ma lei è un appassionato di calcio, veramente io sono tornato ai 5, avevo 5 anni e la gioia che ho avuto nel poter toccare la prima volta il pallone con i piedi è stata enorme. Io ricordo un piccolo aneddoto, avevo 6-7 anni, camminando per le vie di San Benedetto, ad un angolo sbuca tutta la formazione dell'Inter, Mazzola, Facchetti, io un altro pochetto svenivo, perché il calcio è emozione e questo è indubbio e forse è anche quella parte imponderabile che a volte è dannosa, la vogliamo dire tutta. Qui ci si può riallacciare al discorso San Benedettese, ma perché è difficile scindere. Allora, quello che io posso, ripeto, promettere è che per quanto mi riguarda, per le mie competenze e giustamente per la mia responsabilità essendo presidente, io supervisionerò tutto, sarò presente. Io non sono un presenzialista, nel senso non mi vedrete in TV andare a fare, cioè, però tra la gente la cosa meravigliosa che ho avuto questa mattina è stata incontrare, prima di entrare qui, i tifosi, perché io sono un tifoso. Poi ci sono vari gradi, è chiaro, ci sono gli ultra, ci sono i violenti, ci sono, per l'amor di Dio, qui, però il calcio è una passione. Per dare sostegno a questa passione c'è bisogno di quello che viene definito delle sinergie. Le sinergie è l'apporto da parte di tutte le figure del substrato sociale, del territorio, affinché questa realtà che rappresenta il territorio possa rappresentarlo con maggiore luce, positività, soddisfazioni, anche allegria, la vogliamo dire tutta, perché questo non è un bel momento. Ah, beh, lei proprio in questo momento sì, perché è nei momenti di crisi che se si hanno le competenze giuste, la forza e un minimo di fortuna, e come diceva, io non mi voglio agganciare al direttore Bernardini, ma no, vabbè. Allora, vabbè. Meglio essere uno che porta bene che porta male. Certo, quello sicuramente. Tra le due cose preferisco la prima. Quindi, insomma, non so, forse mi sono... I tempi dettatemeli voi, perché dopo... Essendo la prima conferenza stampa, adesso inizio a parlare e non finisco più. Volevo dire una parola io sempre sulla domanda dell'impiantistica. Noi come amministrazione partiamo dal presupposto che ho detto prima, che questo è un patrimonio della città, no? Ne siamo tutti consapevoli. O si cammina insieme nella collaborazione, nell'affrontare anche le difficoltà, perché non abbiamo la bacchetta magica, conosciamo le difficoltà. Abbiamo fatto dei programmi anche in base alle esigenze del periodo. È chiaro che ci sono esigenze importanti nella struttura principale dello stadio, ci stiamo anche riorganizzando un po' sugli altri impianti, però ecco, abbiamo già fatto un primo piano e poi strada facendo possiamo garantire che ci sarà una collaborazione vera. Poi è chiaro, i percorsi sono sempre in salita, non sono mai in discesa. E come abbiamo fatto anche in passato con Bernardini, c'è stata veramente sempre una grande collaborazione e comprensione, perché bisogna comprendere anche le difficoltà. Se si comprendono, si affrontano insieme e si cerca di risolvere. Comunque da parte nostra c'è una sincera
disponibilità, e poi avete avuto modo anche voi di ascoltare il Presidente, c'è questo trasporto che fa anche la differenza, perché poi sono le passioni che aiutano anche a fare determinati percorsi. Vale per un sindaco, vale per un presidente, perché poi sono sempre quelle responsabilità di una comunità, perché anche questa del Fano Calcio è una comunità. E quindi è una responsabilità. Per cui ecco, sotto questo aspetto c'è stata subito simbiosi, ripeto, empatica. Dopo la prova è il tempo. Come... Corretto, corretto. Infatti io non dico, non c'è da emettere nessun. Scusate, non sono abituato. Non c'è da emettere nessun giudizio oggi. Chiaro dice, ah, si presenta bene, è venuto in giacca e cravatta. No, no. Cioè io non mi presento bene. Esatto. Ti riprendo un pochino, vabbè. E però non ci vorranno i lustri per giudicare il lavoro. Già lo vedrete in fieri. Chiaramente poi il risultato sportivo, lo sapete meglio di me, cioè è sotto l'egida aleatoria di situazioni che sfuggono al controllo, anche al miglior manager che voglia calcolare il tutto. Presidente, volevo soltanto regalarle questa come omaggio di Intervenuti. Buon lavoro. Allora, che sia buon lavoro anche per noi, perché tutto quello che lei ha illustrato, oltre che con il lavoro, anche con le vittorie, che onestamente in questo sarebbe l'auspicio sarebbe realmente questo, l'auspicio è questo.